Grazie, grazie. Eccoci ritornati in diretta. Era previsto questo bello spazio sulla natalità. Sono 60 anni dal baby boom, quando si facevano tanti figli. Purtroppo la natalità è scesa, forse anche per tanti problemi che la famiglia stanno affrontando, ma questo poi ne parleremo. Presento la senatrice Lavinia Mennuni della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica. Salve. Che ringrazio moltissimo perché è scappata dal Senato. Al Senato stanno facendo tutta una serie di votazioni, siete impegnatissimi. La ministra Roccella saluta, ma ha mandato un videomessaggio che io invierò subito dopo l'intervento della senatrice. Adesso, prima di dare la parola a Lavinia Mennuni, io ascolterei il messaggio giunto da Bruxelles dalla commissaria Suica. Care signore e signori, ladies and gentlemen, buongiorno. I appreciate this opportunity to address you today as European Commission Vice President for Democracy and Demography. There is no doubt that the European Union is undergoing a major demographic transformation. Demographic trends are having a profound impact on our economy and society, and a direct impact on all generations and all member states. The combination of falling birth rates and increasing life expectancy must be factored into policy making. We need an inclusive vision to address demographic challenges, a vision that secures social well-being for all generations. The long-term vision for rural areas, our Green Paper on Aging, and our two reports on the impact of demographic change provide a solid basis for our work. We want to promote a comprehensive life cycle approach to policy making. The facts are clear. Europe is aging. People are living longer, healthier lives. This is a positive development. Aging is an issue that concerns young people too. It impacts how lives, careers, and family choices are made. Longer lifespans mean working more years with more flexible opportunities. Over the last years, the way we work has changed dramatically. I believe that more can be done to offer more choice. Citizens rightly seek flexible career paths. Options like lifelong learning are to be expected over a century-long life. Healthier seniors may be willing to work longer or take on new challenges. Imagine a society where senior citizens are concretely supported to share their knowledge with the younger generation. This would help us to tackle the current intergenerational brain drain. Indeed, an understated source of brain drain in the Union is healthy, productive, older people who are obliged to retire earlier than they would choose to. All willing members of society, without discrimination as to age, should be empowered to feel useful and fulfilled. This should go hand in hand with policies for young people in education, employability, and affordable standards of living. We want to keep older citizens professionally active as long as they are healthy and willing. However, for those citizens who require support or care, we want to guarantee high-quality, affordable systems, including for long-term care. But we are concerned about underinvestment, the shortage of workers, and the gender gap in the healthcare and care sectors. We are also concerned about the rural and urban gap for accessing adequate long-term care facilities. We have therefore proposed a comprehensive strategy for these sectors that focuses on improving working conditions and the recognition of informal caregivers. We cannot expect this investment to be shouldered by the younger generation. Therefore, we want to engage in a new intergenerational pact, which would allow citizens of all generations to fully participate in policy making. This pact would guarantee senior citizens and their needs in old age will be taken care of. For younger generations, the pact will effectively build on the provisions of the youth and child guarantees while respecting the competencies of member states. We want to create a family and child-friendly environment. Indeed, this Commission provides member states with a range of regulations, policy tools, and funding to tackle demographic change. The need to address demographic change and depopulation was the driver behind the adoption of the Communication on Harnessing Talent in European Regions in January this year.
Through it, we tried to tackle the acute problem of brain drain. Our aim was to better understand the right mix of skills that is necessary to match the needs of our green and digital transition. The communication on harnessing talent came together with the so-called talent booster mechanism. In fact, it set the scene for this year's European Year of Skills. In total, across the various European Union funds, we have earmarked around 65 billion euros for the various aspects of skills developments. Dear ladies and gentlemen, our world has just reached 8 billion people for the first time. Our leaders acknowledge that demography matters. This is why on the 11th of October, we answered their call in the European Council conclusions of June this year by coming forward with a demography toolbox. This toolbox offers tools that can be tailor-made to the needs of member states, regions, and local authorities as they tackle the profound demographic challenge that they face. This cannot be a one-size-fits-all approach, because demographic change is different across member states and even within member states. This toolbox aims to develop a truly intergenerational approach in policy making at all levels. Ladies and gentlemen, this approach to answering the demographic challenges that lie ahead of us means that we are building a new longevity narrative based on citizens living a longer and healthier lives. We do this by ensuring a life cycle approach to policy making, making sure we leave no one and nowhere behind. Dear ladies and gentlemen, I wish you a successful meeting and exchange of views. Grazie alla commissaria europea. Lascio la parola alla senatrice Lavinia Mennuni, che rappresenta in questo caso il governo, la maggioranza di governo. Senatrice, spazio è tutto per lei. Grazie. Allora, io vorrei innanzitutto ringraziare il Salone per la Giustizia, è già la seconda edizione a cui partecipo, sono lieta di farlo questa volta in quanto parlamentare. La scorsa volta l'ho fatto soprattutto in quanto iscritta all'Ordine degli Avvocati della città di Roma e ero in Consiglio Comunale a Roma. Ho ascoltato con molto interesse l'intervento della Commissione. Purtroppo l'Italia è la nazione che sta pagando di più lo scotto di questo decremento del tasso di natalità, che è estremamente serio se pensiamo che abbiamo purtroppo toccato il limite di 393.000 nati lo scorso anno ed è il più basso della storia italiana dalla Costituzione dell'Italia. Quindi ci rendiamo conto che stiamo veramente toccando il fondo. E indubbiamente uno dei problemi è quello di natura economica che i nostri giovani si trovano a dover affrontare nel voler costituire una famiglia. Allora, vedete, ascoltare le parole della Commissione UE in un momento in cui noi sappiamo che per esempio la BCE ha alzato notevolmente i tassi di interesse e questo tocca non solo le famiglie che devono per esempio accendere un mutuo, ma tocca anche il bilancio dello Stato, per dirla in modo molto semplice, perché noi abbiamo purtroppo un debito pubblico molto elevato e quindi solo in questa manovra di bilancio, pensate, abbiamo circa 13 miliardi che dovranno essere destinati soltanto all'interesse implementatosi per il debito pubblico. Ora, io ho voluto fare questo quadro per chiarire che a livello di manovra di bilancio che ci stiamo per apprestare a varare, ci troveremo in una condizione oggettiva di difficoltà. È evidente anche che le condizioni geopolitiche, la guerra in Ucraina, la guerra che si sta purtroppo sviluppando in Medio Oriente, la fase pandemica che c'è stata e che abbiamo vissuto, che però ricordo sempre si staglia su una crisi precedente, perché la crisi purtroppo affonda le radici nel lontano 2008, ci fa comprendere che non è un momento dagli scenari semplici. Ed è questo uno dei motivi per i quali, come membro della Commissione Bilancio e relatrice della governance europea, che voi tutti sapete essere quel grande progetto che l'Unione Europea ci sta presentando per rivedere le regole del patto di stabilità e crescita e quindi le regole del rientro del debito pubblico, sono molto importanti. Sono molto importanti queste trattative proprio perché, come dicevamo, avendo noi un debito pubblico grosso, questo in un qualche modo costituisce, soprattutto per la generazione bella e giovane che vedo qui oggi, un fardello,
molto pesante da portare avanti. Allora noi stiamo chiedendo all'Unione Europea elasticità. Noi stiamo chiedendo a quest'Unione Europea di essere un pochino meno attenta alla stabilità e un pochino più attenta alla crescita. E quando parlo di crescita del nostro popolo, del popolo italiano, che altrimenti, se continua in questa condizione, tenderà ad essere ripiegato su se stesso. E noi questo non lo possiamo accettare, quindi come parlamentari italiani stiamo mettendoci tutto il nostro impegno in questo complesso negoziato che stiamo attualmente trattando soprattutto con la Commissione europea. Ciò detto, nonostante si tratti, come dicevo, di una manovra molto complicata e difficile, le risorse si è scelto di destinarle a tre pilastri fondamentali: la sanità, perché comunque è sempre un elemento, prima si parlava dell'invecchiamento della popolazione ed è indubbio che quindi dobbiamo mantenere inalterata la cifra che andremo a destinare a questa voce di bilancio fondamentale, ma anche alle fasce più deboli e svantaggiate. Quindi mantenere il taglio del cuneo fiscale, gli assegni unici per le famiglie che possono dare ossigeno in un'epoca in cui comunque c'è stata anche un'inflazione molto pesante e forte. Ed io aggiungerei, ma è un mio elemento, io sono anche una madre di famiglia, ho tre figli e quindi so quanto è difficile e complicato avere figli oggi in questa fase complessa, l'esigenza di implementare quelli che sono i servizi, la rete dei servizi che possono supportare la donna lavoratrice e madre, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che l'obiettivo deve essere sì quello di affermarsi nel lavoro, ma anche e soprattutto quello di mettere al mondo una vita ed una famiglia. E quindi qui c'è un elemento anche di natura culturale sul quale noi dobbiamo lavorare. I nostri avi hanno vissuto fasi difficili, hanno vissuto le fasi belliche, per esempio, la prima, la seconda guerra mondiale, ma la famiglia costituiva sempre comunque il pilastro fondante della società, quel nucleo fondamentale anche nei momenti di difficoltà che ognuno di noi può riscontrare. E allora io credo che grazie a contesti come quello che stiamo vivendo, sperando di riuscire ad ottenere dei risultati nonostante la fase che sarà una fase di marosi che dovremo andare ad affrontare non solo come Italia ma come Unione Europea in generale, e cercando di sostenere e supportare adeguatamente la generazione di chi oggi ha 20-30 anni, i maschi, soprattutto le donne, ma io direi uomini e donne, la famiglia giustamente si deve fare in due, noi possiamo riuscire a invertire questo trend veramente disastroso, perché è una delle priorità di tutte le agende istituzionali a tutti i livelli interistituzionali. E quindi speriamo insieme di riuscirci, perché è veramente la grande partita per il futuro europeo, ma io direi soprattutto italiano. Quindi grazie di cuore al Salone per questi momenti di approfondimento. Senatrice, grazie. La libero perché so che lei deve ritornare subito in Senato. Ringraziamo ancora la senatrice Mignone. Grazie a tutti, arrivederci. Bene, allora ringrazio la ministra Roccella che ci ha inviato un messaggio, è stato appena scaricato, è pronto per essere mandato in onda, per cui sentiamo sulla natalità che cosa dice il nostro ministro della famiglia. Buongiorno a tutti, mi dispiace non poter essere con voi in presenza nonostante avessi preso questo impegno parecchio tempo fa. Ma la natura proprio dei lavori parlamentari è quella di essere a volte difficilmente prevedibili, e quindi oggi un impegno parlamentare mi impedisce di essere con voi. Volevo salutare in particolare il Presidente del Salone della Giustizia, Francesco Arcieri, e augurarvi buon lavoro, e apprezzare anche, esprimere il mio apprezzamento per il titolo che avete dato a questa sessione, cioè 60 anni dopo il baby boom. Prima di tutto perché ricordiamo proprio quel periodo in cui per l'ultima volta nella storia recente c'è stato
un picco della natalità, uno sviluppo demografico che non si è poi più ripetuto e che corrispondeva anche, come sempre avviene con gli sviluppi demografici, a un periodo anche di vitalità, di speranza, di apertura al futuro, di sviluppo economico e sociale del paese. E oggi invece l'Italia, come si sa, è agli ultimi posti in Europa per quanto riguarda la natalità, anche se bisogna dire che tutta l'Europa è sotto il cosiddetto tasso di sostituzione, cioè 2.1 figli per donna, e quindi tutta l'Europa ha un problema di equilibrio fra le nascite e le morti e di possibile spopolamento, di possibile calo non soltanto demografico, ma calo della popolazione, calo che l'Italia sta già vivendo. Perché è importante tornare agli anni 60, oltre che perché appunto era l'ultimo momento in cui le coppie italiane facevano un numero di figli sufficiente a colmare questo possibile squilibrio tra nascite e morti. Perché in quegli anni c'è stato anche l'inizio di politiche antinataliste e anche antifamiglia, tutto sommato, a livello soprattutto internazionale, che hanno poi prodotto i loro effetti deleteri nel tempo fino ad oggi, con i risultati che possiamo vedere in particolare in Europa, ma non soltanto in Europa, anche in Asia, anche in altri paesi e in generale nei paesi in cui c'è un diffuso benessere, perché questo è anche il paradosso demografico molto noto agli studiosi, che a un certo tasso di benessere diffuso e anche di modernità, di modernizzazione soprattutto tecnologica, corrisponde parallelamente un calo di natalità. È una cosa controintuitiva, cioè maggior benessere vorrebbe dire possibilità per le coppie di mantenere i figli nel benessere, appunto, e quindi di poterne fare di più. Invece così non accade. Dicevo, quelle politiche antinataliste nate proprio negli anni 60 con il Club di Roma, con un'idea che prendeva piede a livello internazionale di il rischio della famosa population bomb. Ci fu un libro di grande impatto appunto su questo rischio, che partiva dall'idea che siccome le risorse erano limitate, le risorse anche alimentari, le risorse di ogni genere, e su quelle non si poteva intervenire per moltiplicarle, la politica potesse intervenire per invece comprimere l'aumento demografico, per evitare appunto questo squilibrio. E queste politiche hanno avuto successo, sono state molto finanziate, molto promosse, e basta ricordare che negli anni '80 le Nazioni Unite, il segretario delle Nazioni Unite di allora, diede un premio alla Cina per la politica del figlio unico, una politica che sappiamo era estremamente autoritaria, che ha prodotto molto dolore, aborti a cui le donne in realtà non avevano dato il consenso, situazioni insomma particolarmente drammatiche. E oggi siamo in una situazione opposta, si comincia a capire che invece il nostro problema è lo spopolamento, che produce tantissimi danni e apre tantissime questioni, e non soltanto quelle più note, come per esempio il problema della sostenibilità del welfare pensionistico e anche sanitario, perché anche questo, il problema dell'invecchiamento della popolazione, ovviamente apre nuovi bisogni e quindi necessita di nuove risorse e sempre maggiori risorse. C'è un problema di solitudine, ricordo che in Inghilterra è stato istituito il Ministero della Solitudine, quindi c'è un problema di invecchiamento solitario e senza sufficiente assistenza. Ma ci sono anche altri problemi meno esplorati,
come per esempio il problema dello spopolamento delle aree interne, che poi è un problema ambientale. Noi oggi siamo così attenti alla questione ambientale, all'economia green, alla transizione verde, soprattutto nel nostro paese, che è fatto di tanti piccoli comuni che sono scrigni preziosi di tesori architettonici, urbanistici, paesaggistici e artistici, ecco, tutto questo deve essere conservato, e l'antropizzazione, cioè il fatto che questi paesi siano abitati, è il primo modo di conservare le nostre piccole città così importanti per la storia italiana, per l'identità italiana, per la conservazione appunto di un patrimonio immenso che tutti ci invidiano. Cosa possiamo fare oggi per tornare a far sì che le coppie possano avere i figli che desiderano? Perché il problema non è imporre a qualcuno di fare figli, il problema è però che c'è un problema di libertà, e soprattutto di libertà femminile, perché le donne, a tutte le indagini che riguardano appunto il desiderio di figli, rispondono che vogliono due figli, poi in realtà questi figli non li fanno, tant'è vero che oggi ben il 30% delle famiglie è fatto da una persona sola e un altro 30% è fatto da coppie senza figli. Allora, cosa possiamo fare? Certamente può agire il governo, e lo abbiamo fatto. Lo abbiamo fatto fin dal nostro insediamento, prendendoci cura della famiglia, mettendola al centro della nostra azione di governo, e non soltanto attraverso il mio ministero, ma anche questo è stato importante, aggiungere alla denominazione del Ministero della Famiglia e delle Pari Opportunità anche la natalità, ha voluto dire aprire il dibattito su questo tema, intensificare il dibattito su questo tema, però ce ne siamo occupati molto concretamente. Lo abbiamo fatto aumentando l'assegno unico, che è stato un buon provvedimento, forse il primo in realtà nella fine della scorsa legislatura, che ha affrontato il problema demografico, il problema della famiglia, non attraverso un bonus ma attraverso una misura che dovesse durare nel tempo, una misura strutturale. Quindi abbiamo implementato l'assegno unico per il primo figlio, per le famiglie numerose in particolare, perché erano quelle meno considerate, in realtà più maltrattate anche da una attribuzione di risorse non sufficientemente premiante. Lo abbiamo fatto con una serie di provvedimenti, ma lo stiamo facendo ancora con quest'ultima finanziaria e con la decontribuzione per le donne lavoratrici dal secondo figlio in poi, con l'aumento dei congedi parentali. Anche questo lo abbiamo fatto già nella prima finanziaria, abbiamo aumentato di un mese all'80% i congedi parentali, e altrettanto abbiamo fatto con questa nuova finanziaria. Abbiamo reso praticamente gratuito l'asilo nido dal secondo figlio in poi, e comunque ci siamo posti il problema in maniera estremamente concreta, pur con i limiti di risorse molto pesanti che abbiamo ereditato e che abbiamo anche che sono dovute anche alla situazione geopolitica che è sotto gli occhi di tutti, che tutti conoscono, quindi con limiti molto forti e con la necessità appunto di aiutare le famiglie anche su altri fronti, ma anche per esempio i soldi stanziati per l'edilizia universitaria, cioè per le case per gli studenti, sono un aiuto alle famiglie. Anche la carta alimentare è un aiuto alle famiglie, però questa volta abbiamo voluto mirare soprattutto sull'aiuto per il secondo figlio, proprio perché abbiamo visto che questo secondo figlio desiderato dalle coppie poi non si fa, perché si trovano ostacoli a questo desiderio, e quindi abbiamo voluto dare la maggiore libertà possibile, che è il nostro potere dare, alle coppie e alle donne, perché possano avere il secondo figlio se lo desiderano. Quindi
sia sull'asilo nido che per la decontribuzione, abbiamo proprio mirato su questa ipotesi di secondo figlio. E abbiamo fatto molto e molto continueremo a fare, però ecco, è importante ricordare che quello che oggi soprattutto serve è uno sforzo complessivo, uno sforzo corale che non può essere affidato solo al governo, ma deve essere in qualche modo condiviso da tutti gli attori possibili in campo, ovviamente dagli enti locali, dalle regioni e dai comuni, ma anche dalle forze produttive, dalle aziende, dal non profit, dai sindacati. Cioè c'è bisogno davvero, se vogliamo risolvere la condizione di progressivo spopolamento che soffre l'Italia, c'è bisogno davvero di uno sforzo condiviso, di uno sforzo sinergico. Dobbiamo tutti mettere al centro la famiglia e la natalità, perché dobbiamo tornare ad avere nei confronti del futuro lo stesso sguardo che avevamo negli anni 60, perché soltanto questa apertura al futuro, alla solidarietà intergenerazionale, alla possibilità di avere figli e quindi a un numero crescente di bambini, solo questo può tornare a dare veramente speranza e vitalità alla nostra nazione. Ma noi siamo sicuri che nel corso della legislatura ci riusciremo. Grazie e buon lavoro. Eccoci, allora siamo ritornati in diretta, grazie a Eugenia Roccella, Ministra della Famiglia, speriamo che possa veramente far qualcosa per le famiglie e per la natalità del nostro Paese, anche se penso, e credo sarete tutti d'accordo, che questi bambini dovrebbero nascere in un mondo di pace e non di guerre. A questo punto il Salone della Giustizia si occupa ovviamente di giustizia e nel Salone della Giustizia non possono mancare gli avvocati. Vedo che già stanno sistemando le poltrone per avviare il prossimo convegno, un convegno interessante, Avvocatura per lo sviluppo delle imprese. Perché il ruolo dell'avvocato, quello che tutti sappiamo, no? Un po' l'amico a cui chiediamo i consigli, sta cambiando, si stanno ovviamente adeguando a tutta una serie di nuove non solo normative ma anche di mercati, perché i nostri avvocati sono molto preparati e per cui cominciano a lavorare anche non solo in Europa ma anche oltreoceano. Per cui qualche minuto e ripartiamo con Avvocatura per lo sviluppo delle imprese. Grazie.